Il canto del cigno di Agatha Christie. Adattamento radiofonico di Gianni Abbate. Sono le 11 del mattino. Il signor Cowan sta osservando da un'ampia vetrata d'un lussuoso appartamento del Ritz Hotel di Londra i giardini del Green Park. La suite dello splendido hotel in stile neoclassico è stata riservata per Madame Paula Nazorkov, una famosa cantante lirica russa appena arrivata nella capitale britannica. Ah, siete voi, cara Elisa? Sì, buongiorno, signor Cowan. Buongiorno a voi. Madame non si è ancora alzata? Credo di no. Fino un attimo fa era ancora sdraiata nel letto a leggere. È strano, mi aveva detto di essere qui per le 10, adesso sono le 11, ma non si è ancora vista. Madame ha un diavolo per capello questa mattina. Non c'è niente che le vada bene. Mi ha chiamato in camera sua già 5 volte. Tra le altre cose, dice che le belle rose gialle che le avete mandato ieri sera potevano andare bene a New York, ma che è da imbecilli mandargliele qui a Londra. Ha detto proprio così? Sì, sì, proprio così. È da imbecilli mandargliele qui a Londra. A Londra dice che l'unico fiore che si può offrire sono le rose rosse. Lo annoterò nella mia agenda. Per la nostra Paola Nazorkov, solo rose rosse. Dopo poco la porta della camera da letto si spalanca e Paola Nazorkov entra come una furia nella sala. Ah, figli miei, non sono forse puntuale? Ma cosa avete da guardare con quegli occhi stralunati? Avete fatto ciò che vi ho comandato? Avete portato via quello spregevole pianoforte inglese e lo avete fatto volare giù nel Tamigi? Certo, è stato fatto. Ed eccone un altro degno di voi, madame. Un Erard, discreto. Non è certo un Bösendorfer Imperial, il migliore in assoluto, ma questo va già meglio. Vediamo. Che ho anche di prima mattina, non c'è che dire, sono unica e anche qui a Londra ho una voce perfetta. Proprio così, madame, e potete scommetterci che tutta Londra impazzirà per voi. Credete? Senza dubbio, madame, ancora una volta manderete il pubblico in visibilio. Bene, bene. Elise, portatemi un po' d'acqua tiepida con il sale per i miei gargarismi mattutini. Eccola, madame. Sapendo del suo rito mattutino, l'avevo già preparata. Grazie, cara. È sempre tanto premurosa. Cowan, amico mio, avete già predisposto tutti i miei impegni? Non è cambiato molto. Canterete Tosca 5 volte al Covent Garden. Tosca? Oh sì, io sono la più grande interprete di Tosca del mondo. Non ho rivali. Proprio così. Nessuno può eguagliarmi. Ruscheri canterà la parte di Scarpia, immagino. Sì, e poi c'è Lippi. Cosa?
Lippi? Quel orrendo ranocchio gracchiante? No, non canterò con lui, mai e poi mai. Piuttosto annullo gli impegni, rinuncio a cantare! Madame, non faccia così che rovina le sue corde vocali. Su, su, non ne facciamo un dramma. E Cavaradossi? Chi fa Cavaradossi? Il tenore americano Hansdale. Passabile, sì, passabile. Ma con Lippi, lo ribadisco, io non canto. Lasciate fare a me. E poi c'è una proposta interessante, molto interessante, da parte di Lady Rastonbury. Vuole che andiate a esibirvi nella sua residenza di campagna. Rastonbury. Ho letto questo nome di recente da qualche parte. Cos'è? Un villaggio, vero? Precisamente. C'è un antico castello, un luogo magico, e di un certo Lord Rastonbury, una dimora feudale risalente al XIV secolo, molto ben conservata. Pensate che intorno al castello c'è ancora un fossato ricolmo d'acqua. E al suo interno le innumerevoli sale e stanze sono tuttora arredate in buona parte con il mobilio risalente alla sua epoca. E poi ci sono naturalmente armature, quadri di famiglia, scale segrete, fantasmi per allietare le notti. E in più un gioiello, un teatro, un vero teatro, una piccola meraviglia. I Rastonbury tengono molto alla cultura, in particolare amano l'opera lirica ed essendo molto facoltosi, più volte all'anno organizzano eventi con nomi di spicco. E che cosa dovrei fare? E Butterfly. Butterfly? No, 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 non se ne parla proprio. Detesto la Butterfly. Ma pagano bene e poi ci sarà sicuramente qualcuno della famiglia reale. È una pubblicità di alto livello. Ah, non ho bisogno di pubblicità. Io sono la Nazorkov. Madame ha ragione, non ha assolutamente bisogno di pubblicità, signor Cowan, fosse anche la famiglia reale, e non la irriti, che a soffrirne sono le sue corde vocali, e lei capisce. Sì, sì, certo, ma una buona promozione non fa mai male. Va bene, va bene. Rastonbury, dove l'ho già sentito? Madame Nazorkov si alza in piedi di scatto e corre al tavolo. Poi comincia a girare le pagine d'una rivista di case di campagna. Una pausa improvvisa, mentre la sua mano si ferma incerta su una delle pagine. Eccolo! Sì, proprio lui! No, incredibile! Madame Nazorkov si volta. L'espressione del suo volto adesso è completamente cambiata. Sembra raggiante. Sì, sì, prendete tutti gli accordi del caso, caro amico. Ho deciso, canterò! Sì, canterò a Rastonbury, ma deve essere tosca. Difficile, troppo costoso. O tosca o niente. Vedrò che cosa posso fare. Nessuno può cantare l'aria Vissi d'arte come la canto io. Sarà questa una delle mie più grandi interpretazioni. Forse la più grande in assoluto. Grande, veramente grande, signor Cowan. In quell'aria, madame, è insuperabile. Va bene, cercherò di fare il possibile per accontentarvi. Con permesso, madame, io andrei. Cowan però non esce e si sofferma a osservare la Nazorkov. La cantante sta fissando con una strana espressione il vuoto oltre le sue spalle. Qualcosa in quello sguardo dà a Cowan una spiacevole sensazione di paura. Poi
le labbra della prima donna si schiudono e vi sbiglia poche parole che però Cowan riesce a udire. Finalmente, finalmente, dopo tutti questi anni, posso in conclusione arrivare a mettere la parola fine. Andiamo, Elise, accompagnatemi a cambiarmi. Ah, la giornata è bella e voglio uscire a prendere un po' d'aria. Sì, madame, con piacere. Arrivederci, amico mio, e tenetemi informata. Sì, mi affascina l'idea di cantare in un antico maniero. Con i fantasmi. Certamente, madame, certamente. Vi terrò informato sugli sviluppi e buona passeggiata. Siamo al castello di Lady Rastonbury. È tutto pronto per una cena elegante e raffinata. Madame Nazorkov è di ottimo umore, affascinante, incantevole, deliziosa, ma soprattutto mondana, come non mai. Cowan ne rimane piacevolmente sorpreso e si augura che questo stato di grazia continui tutta la sera. Pronta! Poverini, sono tanto spiacente per voi. Deve essere proprio una tortura costringersi a morire quasi di fame prima di cantare. Ma dopo il sacrificio sarà ricompensato. Dopo ci sarà un'ottima cena fredda per voi. Grazie, milady. Sapremo aspettare con pazienza il momento in cui potremo assaporare le vostre prelibatezze. La ricca e ghiotta cena, a base soprattutto di cacciagione, è terminata. Cowan si è appartato nel giardino per fumare un sigaro. Bene, bene, madame, sembra in gran forma. Però sta andando tutto un po' troppo liscio, senza intoppi o cambi di umore. Mi sembra troppo bello. Per essere vero. E soprattutto che duri tutta la sera. Speriamo bene. Eccovi, ho trovato finalmente. Signor Cowan, dovete venire subito, presto. Non c'è tempo da perdere, vi supplico, venite con me presto. Calmate, cosa è successo? Il signor Roscari sta male, dice che sta morendo. Morendo? Ma su via, ma non dite sciocchezze. Ma vi dico che è così, sta molto male e c'è bisogno di aiuto, seguitemi, vi porto da lui. Va bene, andiamo. Cowan la segue precipitosamente, mentre la ragazza gli fa strada fino alla camera in cui si trova l'artista. Lì c'è Paola Nazorkov e china su di lui. Ah, eccovi, finalmente! Il nostro povero Roscari soffre orribilmente. Deve aver mangiato qualcosa che gli ha fatto male. Muoio! Che dolore! È terribile! Quindi bisogna chiamare subito un medico. Sta già arrivando e farà quel che potrà. Ma Roscari purtroppo non sarà di sicuro in grado di cantare stasera. Oh, non solo stasera, non potrò cantare mai più. Oh, sto morendo. Oh. Ma no, non esagerate. Oh. Non state morendo, è solo un'indigestione. Purtroppo però questa sera sicuramente non potrete cantare e me ne dispiace tanto, ma tanto.
Ma ecco il toppo che ci voleva. Oh, sono stato avvelenato. Sì, è possibile. Cioè, è possibile che un cibo vi abbia fatto male. Elise, state qui con lui finché non arriva il medico. Certo, madame. I due escono dalla stanza, ma vengono raggiunti da Lady Rastonbury, agitatissimo. Cowan scuote la testa, preoccupato. Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? Così la serata va in fumo. Se almeno ci fosse qualcuno qui, nelle vicinanze, sotto mano, per poterlo sostituire. Aspettate un momento, ho qui chi può sostituirlo. Breon. Breon? Sì, il famoso baritono francese, adesso in pensione, vive proprio qui, nelle vicinanze. C'era una foto della sua casa nella rivista Case di Campagna di questa settimana. È l'uomo che fa per noi. Ma si è ritirato dalle scene da tempo. Però, se potesse cantare stasera, sarebbe una vera fortuna. Ne vado subito da lui. Lasciate fare a me e vedrete che riuscirò a convincerlo. E in men che non si dica, sarò di ritorno con lui. Lady Rastonbury è una donna molto decisa e tenace. 10 minuti dopo, infatti, la casa del signor Breon è letteralmente invasa dalla duchessa in preda ad eccitazione. Ben presto il signor Breon si rende conto che non gli resta nient'altro da fare se non arrendersi e seguirla. Va bene, madame, getto la spugna. Farò del mio meglio, ma in tutta umiltà non garantisco il risultato. Dopo tanti anni di inattività mi sento, come dire, un po' arrugginito, ecco, sì. E comunque cercherò di accontentarmi, milady. Madame Nazorkov canterà la parte di Tosca. Non avete mai cantato con lei? Purtroppo no, e me ne dispiace. L'ho udita una sola volta cantare a New York e mi colpì moltissimo. Una grande artista e una voce possente. Ha il senso del dramma. Il personaggio di Scarpia, comunque l'ho interpretato diverse volte in altre importanti produzioni, ma con Madame Nazorkov mai. Ritorniamo al castello, dove tutti s'affollano intorno al francese appena arrivato. Edouard Breon è ancora un bell'uomo, alto, bruno, asciutto, con una personalità magnetica e un sorriso misterioso. La contessa lo presenta alla Nazorkov. Ah, madame, sono molto lieto di conoscervi. Non abbiamo mai cantato insieme. Ma il destino è stato buono con me, sì, ed è venuto in mio soccorso. Sono felice e onorato di poter cantare con voi. Ah, mi spiace per il mio collega Ruscarì, ma devo dire che è grazie al suo malore che adesso sono qui con voi. Siete una donna molto affascinante. Oh, mi confondete, Breon. Siete troppo gentile. Io invece vi udì quando ero una povera piccola sconosciuta. Il vostro Rigoletto, una vera meraviglia. Ah, oui, ahimè. E la mia stagione però ormai è finita. Ma che dite? Stasera... È vero, sì, è vero. Stasera voi mi riporterete in vita. Certo, io vi riporterò in vita. Avete cantato con molte cantanti nel ruolo di Tosca, ma come mai? Ah, ma sarà un piacere e un grande onore. Tosca è una gran bella parte, madame. Chi interpreta Tosca non solo deve essere una brava cantante, ma anche una grande attrice, come voi, madame.
Ah, è vero, è vero. Ma io quando ero giovane, sto parlando di più di 25 anni fa, in Italia conobbi un giorno una cantante giovanissima. Cantava tosca, la cantava come un angelo, però le mancava la forza drammatica. Quella verrà più tardi. Come dice madame? Oh, no, no, niente, niente. Appunto, appunto, dicevo, questa giovane ragazza bianca capelli, così si chiamava, mi interessai alla sua carriera e per mezzo mio riuscì ad ottenere alcune importanti parti. Ma era una sciocca, maledettamente sciocca. Che senso sciocca? Ma si innamorò di un poco di buono, un camorrista, un delinquente. Venne condannato a morte e lei mi scongiurò di aiutarlo. E voi cosa faceste? Ma che cosa potevo fare? Ero uno straniero e poi si trattava di un camorrista. E, insomma, c'era ben poco da fare. Ma voi potevate aiutarlo? A quel tempo eravate conosciutissimo, sulla cresta del successo, e quindi un personaggio molto influente. E se anche avessi potuto, quell'uomo non meritava affatto il mio aiuto. E che fine fece quella ragazza? L'uomo venne giustiziato e lei si ritirò, mi sembra, in un convento. Noi russi siamo meno emotivi. Io non finirei mai in convento, Dav. Potete starne certo. In convento, no. Siamo in teatro, durante la rappresentazione. Sullo sfondo si sente Vissi d'arte. Stasera Lana Zorkov supera se stessa. Potete dirlo forte? Superba! Caprione, sebbene l'età, sembra in ottima forma. Sì, sì, un ottimo equilibrio tra i due. Zitti, silenzio! E ora arriva il momento drammatico in cui Tosca prende il pugnale sul tavolo. Breon Scarpia si alza, bello e diabolico. Tosca, finalmente sei mia. Ma il pugnale di Tosca colpisce rapido come un baleno e la sua voce è un sibilo di vendetta. Questo è il bacio di Tosca. Ah! Maledetta! Ti soffoca il sangue? Ah, aiuto! Mi hai torturata abbastanza e morirai per mano di una donna. Aiuto, muoio! Ora guardami bene. Sono Tosca. No! Sì, siete voi... Aiuto. Ah, Scarpia. Sì, sono io. Sono quella Tosca che tu hai umiliato e annientato. Ma adesso stai pagando per tutto il male fatto. Muori dannato. Muori. Muori. È morto. Ora li perdono. Ti perdono. E avanti a lui tremava tutta Roma. Mylana Zorkov aveva mostrato una tale raffinatezza nell'interpretare questa terribile scena. Prima che il sipario si chiuda, mette ai lati di Breon Scarpia due candelabri. Poi, sempre come da copione, prende un crocefisso, glielo mette sul petto ed esce. Sipario. E il teatro esplode in una grande ovazione.
ma improvvisamente arriva una concitata richiesta di silenzio. Silenzio, per favore! Silenzio! Silenzio! C'è un medico in sala? Presto! È urgente! È accaduto un incidente a Brion! Presto! La notizia serpeggia nel teatro. È successo un incidente? Un incidente? Ah, a Brion! Di Brion! È successo un incidente! Proprio a Brion! Sta male! A Brion! Ma nessuno può immaginare che Brion è stato pugnalato realmente. Lana Zorkov ha affondato veramente il pugnale nel povero Brion, ferendolo a morte. Oh, mi domando come sia potuto accadere un simile incidente. Mia cara Lady Rasdonsburg, no, non è stato un incidente. Ma non avete sentito la storia che Brion stava raccontando prima della cena? Parlava di una ragazza in Italia, una giovane cantante di nome Bianca Capelli. E questa giovane di cui parlava era proprio lei, Paola Nazorkov. Cioè, Bianca Capelli, dopo la morte del suo spasimante, evidentemente non è andata a farsi suora, no? È fuggita all'estero e ha assunto il nome di Paola Nazorkov. Io questo collegamento l'avevo intuito da tempo, ma per discrezione non ho mai approfondito la questione. E come aveva fatto ad intuirlo? 5 anni fa l'andai a trovare a casa sua e notai che aveva una foto di una giovane cantante in costume. Guarda un po', proprio di Tosca. Le chiesi chi fosse e lei, con un certo imbarazzo, mi disse che era stata una sua cara amica, quasi come una sorella per lei. Era appunto Bianca Capelli, ma che si era ritirata dalle scene e che poi non l'aveva mai più vista. La somiglianza però con Madonna Zorkov era incredibile. Ma non approfondì. E Brion non l'ha riconosciuta e anch'io non l'ho ricollegato subito. Ma perché ha voluto uccidere Brion? Ma non capite? La sua è la storia di Tosca. Lui voleva lei in Italia, ma lei era fedele al suo innamorato. Andò da lui per persuaderlo a salvare il giovanotto e lui fece finta. Promise il suo interessamento in cambio però di... Potete immaginare cosa le chiese. E lei lo assecondò, ma poi lui lasciò ugualmente morire il giovanotto, senza far nulla. Adesso, infine, la vendetta è compiuta. Io stesso non me ne sono reso conto fino a quando non ho visto stasera la faccia di Brion, quando l'ha riconosciuta, poco prima di morire. Zitti! Ecco che arriva Madame. Madame, è morto! Brion è morto! Bene. Ha avuto quello che si meritava. Da tempo aspettavo questo momento. Ed è arrivato. Che altro c'è, Elise? Madame, io non so come dirvelo. Ci sono 2 signori della polizia qui fuori. Vogliono parlare con voi. Andrò io da loro. E asciugate le vostre lacrime. Sono lacrime sprecate. Era solo un vecchio farabutto. Aspettate. Tenete questa collana, Elise. Siete una brava ragazza. E dove vado io? Non ne avrò più bisogno. Mi capite, Elise? E voi tutti? Mi capite? Non canterò più Tosca. Non la canterò mai più. Poi piano tra i denti mormora l'ultimo verso d'un'altra opera. La commedia è finita. Thank you.
Avete ascoltato Il canto del cigno di Agatha Christie, con Gianni Abate, Ennio Cucuini, Salvo McGraffio, Margherita Macor e Simonetta Scozzese. Musiche originali McGraffio. Adattamento e regia Gianni Abate.